Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di libri, parliamo di tutti quei libri che secondo me sono interessanti, carini, stimolanti da leggere in spiaggia. Quindi tutti quei libri che io quest'estate vorrei leggere quando sono in spiaggia. Alcuni sono leggeri, altri non sono leggeri, però sono tutti libri che in qualche modo li ritengo molto stimolanti per l'estate. Quindi ho pensato di parlarvene. Di presentarveli e magari nei commenti mi potrete dire anche se ne avete già letto qualcuno di questi. Il primo si intitola, me li sono scritti come sempre perché la mia memoria ormai perde un po' di colpi. Il primo si intitola Il trucco c'è e si vede di Beatrice Mautino. Questo mi piace, mi incuriosisce perché praticamente è l'autrice che è una divulgatrice scientifica, biotecnologa, che fa un'analisi di tutti i prodotti cosmetici e di make-up che noi troviamo nei negozi. Quindi non è un libro di pubblicità, non sono delle presentazioni allo scopo di vendere il prodotto, ma solo allo scopo di rispondere alle tante domande dei consumatori. Quindi se il prodotto fa bene alla pelle, se fa male, se ci sono delle cose che magari noi non sappiamo, perché comunque siamo bombardati dal marketing e da tutti quei messaggi che ci spingono ad acquistare. Però magari in questi prodotti ci sono delle cose che noi non conosciamo perché la pubblicità non ce lo dice, ma che l'autrice ha deciso di rivelarci. Quindi per una persona come me che si trucca, che usa prodotti cosmetici, mi sembra un libro, curioso, comunque anche informativo da leggere e quindi questo sicuramente quest'estate lo leggo. Il secondo libro è Al mattino stringi forte i desideri di Natascia Lusenti. Anche questo mi attira tantissimo perché è la storia di Emilia, che è una donna che decide di cambiare vita perché è un po' in crisi, diciamo, col suo passato e con la sua vita di quel momento e si trasferisce in una nuova casa. Arriva in questo palazzo molto carica di aspettative. Ma in realtà i suoi vicini di casa non l'accolgono come lei sperava, quindi ci sono solo freddi saluti, frasi di circostanza e molto distacco. Lei ci rimane male e si inventa un modo per cercare di creare dei legami. Quindi tutti i giorni, quando lei esce di casa, nella bacheca del palazzo lascia un foglietto con scritte solo poche righe. Quindi in qualche modo lei si racconta in poche righe, scrive qualche ricordo, qualche sensazione, qualcosa che le piace, tutto in pochissime righe. Per un po' non accade nulla e poi un giorno vicino al suo bigliettino trova una figurina per bambini. Lei è convinta che si tratti del suo vicino di casa che è un bambino ed è convinta anche che questo sarà il suo primo amico. Quindi, insomma, in qualche modo cerca di creare dei legami, però poi si rende conto che tutto sommato fidarsi degli altri e lasciarsi andare non è per nulla facile, soprattutto per lei che ha avuto comunque tante delusioni. Però capisce anche che in qualche modo i desideri vanno tenuti stretti, altrimenti c'è il rischio che volino via. Deve essere un libro molto leggero, molto comunque basato sulle sensazioni, sui sentimenti. Non so, questa è l'impressione che mi dà leggendo la trama, però insomma poi vi saprò dire perché comunque tutti i libri che leggo poi sapete che io ve li recensisco qua sul canale. Il terzo libro è decisamente meno leggero, però mi attira tantissimo. Si intitola La Dama di Barcellona di Daniel Sánchez Pardos. È un noir storico, una trama gotica ambientato in una Barcellona dell'Ottocento. Infatti siamo nel 1854, c'è un'epidemia di colera, ci sono delle morti misteriose e il cadavere di una ragazza viene ritrovato in fondo al pozzo di un monastero che è al centro di misteriose leggende, di comunque avvenimenti misteriosi e non spiegati. E in tutto questo ovviamente ci sono delle indagini che si devono svolgere. Ci sono poi altre morti misteriose e diciamo che al centro della trama di tutto questo c'è un ospedale psichiatrico che da tempo è al centro di polemiche, di dicerie, di leggende particolari. L'ispettore del corpo di vigilanza si occuperà delle indagini e sarà aiutato da un chirurgo con un passato torbido, una scrittrice e la sua governante. Quindi, insomma, ci sono anche dei personaggi misteriosi e particolari. Questo devo dire che mi attira molto con questa trama così gotica, con questi misteri, queste leggende particolari. Un altro libro che invece è più leggero è Promessa d'aprile
di Sophie Astrabi, credo si pronunci in questo modo. È il 35esimo compleanno della protagonista e lei si ricorda di una vecchia promessa che si era scambiata con il suo fidanzatino dell'epoca. Praticamente loro si erano scambiati questa promessa: se a 35 anni sarebbero stati ancora single entrambi, si sarebbero rincontrati e avrebbero riprovato a stare insieme. Lei racconta questa cosa alla sua anziana vicina di casa, la quale cerca di dissuaderla e la spinge a vivere il presente anziché vivere nel passato. Ma questa anziana signora non sa che sarà proprio lei a ritrovarsi dentro al suo passato, perché uno strano scherzo del destino la porterà ad avvicinarsi di nuovo a quello che era stato il suo primo amore. Questo mi attira perché quando si tratta di amore tra persone anziane, io la trovo una cosa veramente molto dolce, molto delicata e molto romantica. Quindi sicuramente questo è un libro che riuscirà a farmi uscire da tutti i pori il mio già spiccato romanticismo. Quindi questo lo voglio leggere assolutamente. Un altro libro che invece non ha nulla di romantico, ma che mi attira perché è stato scritto da un autore che mi è piaciuto, è Gli Annientatori di Gianluca Morozzi. Io di Gianluca Morozzi avevo letto Radio Morte. Vi lascio nelle schede il video con la recensione. Andate a vedere quel video perché davvero Radio Morte è un libro veramente unico, veramente particolare che vi consiglio di leggere assolutamente. Quindi magari se non avete ancora visto la recensione ve la lascio da qualche parte nelle schede e davvero merita di essere letto quel libro. Quando ho visto che Gli Annientatori è stato scritto da Gianluca Morozzi, ho voluto assolutamente mettermelo in lista. La trama questa volta coinvolge Giulio, che è uno scrittore che si ritrova senza fidanzata, senza casa, con un romanzo da finire, non sa come fare, si imbatte in un grottesco fumettista che sta per partire per l'Uruguay e gli propone di trasferirsi a casa sua per badare alle sue piante mentre lui non c'è. La casa è piccola, in periferia, senza aria condizionata, però è gratis e quindi lui accetta. Poi quando arriva lì si rende conto che in quella casa in realtà non c'è nessuna pianta della quale lui dovrebbe prendersi cura, ci sono dei vicini di casa che sono molto gentili, ma troppo gentili, in un modo quasi inquietante, sono molto invadenti e sono tutti parenti tra di loro. Quindi insomma c'è qualche mistero e c'è qualcosa sotto. E ancora una volta l'autore ci accompagna lungo quella linea oscura e inquietante che si nasconde dietro la normalità. Io di questo libro non so altro, ma non voglio neanche sapere altro perché se mantiene, diciamo, lo stesso stile di Radio Morte, veramente sarà un libro che mi colpirà. E l'ultimo libro che vorrei leggere quest'estate è Le formule del cuore e del destino di Yav Blum. Non so se si pronuncia così, ragazzi, perdonatemi se ho sbagliato la pronuncia, comunque ormai lo sapete. Ci sono tre protagonisti che lavorano per una società particolare che ha lo scopo di creare delle coincidenze. Quindi loro praticamente si occupano di far accadere degli avvenimenti che possano andare a creare delle coincidenze perché sono convinti che questo sia l'unico modo per innescare i veri cambiamenti. Quindi uno scienziato che fa una scoperta rivoluzionaria, un incontro fortunato di lavoro, un incontro tra due persone che magari si trovano nello stesso bar per caso e poi si innamorano, insomma tutta una serie di coincidenze di questo genere. Finché un giorno questa società chiede ad uno dei tre protagonisti, che è anche quello più rigido e più rigoroso, più inflessibile, di andare a creare una coincidenza che è tra le più difficili che lui abbia mai dovuto creare e si rivela anche essere abbastanza pericolosa. Lui è in difficoltà, comunque tenta di creare questa coincidenza e poi si rende conto che sta per innescarsi un grandissimo cambiamento, non solo nella sua vita, ma anche in quella dei suoi colleghi, e quindi sarà costretto a fermarsi e a riflettere sul destino e sul libero arbitrio. Dovrà poi ovviamente agire di conseguenza e non si sa a quale prezzo e dove porterà la sua scelta. Questo è un libro particolare perché comunque il fatto di dover andare a creare delle coincidenze mi ha molto incuriosito. Quindi questi sono i libri che io spero di riuscire a leggere quest'estate, che comunque mi sembrano adatti da leggere in vacanza, in spiaggia, insomma, libri che comunque in qualche modo stimolano la mia curiosità. Se
Fatemi sapere nei commenti se avete dei progetti di lettura per quest'estate, se magari vi ho dato un'idea, mi fa piacere. Fatemi sapere anche se ne avete già letto qualcuno di questi. Io vi invito ad iscrivervi al canale come al solito, mettete un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.